Sapere quando a chi la domanda la fai? A chi lo sa, anche vedo che sei documentato, cioè quel come tipo. Tutti sì. No, io ecco, allora me la faccio per me, io vorrei sapere qual è stato il momento storico in cui Marina di Grosseto, San Rocco smise di chiamarsi in quel nome e si chiamò Marina di Grosseto. Ma ci sarà stato un atto pubblico? Ci sarà stato, come succede sempre in questi casi, un referendum popolare, perché se no, ecco, com'è che è venuta questa idea da domani non si chiama più San Rocco, si chiama Marina di Rossi? È rimasto patrono e falso. La Marina da San Rocco, che era il nome dato alla torre e alla fortezza, sì. Poi chiamata, quando incominciò la gente a darci, la Marina di San Rocco. San Rocco era sempre. Sì. Nel tempo poi, dopo il 32-37, soprattutto nel dopoguerra, si è consolidata la definizione. Sì, comunque non c'è un atto pubblico, non c'è stato un referendum popolare che ha deciso di cambiare nome. C'è come stato un atto deliberativo, tra gli atti deliberativi sicuramente c'è, ma ti posso dire che è nel dopoguerra. Però diversamente, che ne so, da quello che è accaduto per certi comuni che sono diventati comuni, come Capalbio, sai che prima diventare comune era il comune d'Orbetello, quindi per Marina, essendo una frazione, non c'è mai, cioè mai stata una necessità di fare un atto formale, vero? Guarda, c'è lui appassionato, eh? No, non c'era una denominazione ben precisa, no, con saluti che ha portato, sì, che diventasse Marina e che ci andavano così tanto. Poi un'ultima cosa, si continua anche oggi a parlare di bagni della Rotonda come stabilimento balneare, ma la Rotonda non è nata come stabilimento balneare, i bagnetti furono fatti negli anni dopoguerra, negli anni 50, nacque solo, fu costruita dalla società Sagam, che voleva dire società anonima Grosseto al mare. L'amministratore delegato era il ragione Luzzetti, il babbo di Medaura, il professor di Stato. E quello stabilimento, quella struttura nacque per bar e ristorante. Venivano i grossetani con la carrozza, i signori scendevano lì con le loro mogli, gli uomini si fermavano al bar e per l'aperitivo, le signore andavano su nella terrazza, pigliava un po' di sole, poi nell'ora del pranzo facevano il pranzettino e poi pigliavano la carrozza e tornavano a Grosseto. Negli anni 50 furono fatti questi sì, però la rotonda già esisteva prima, perché ad esempio ci sono delle fotografie del periodo fascista, per cui la rotonda già esisteva già come struttura utilizzata, poi magari Luzzetti avrà anche preso lui l'imprenditore, avrà organizzato, però Luzzetti, però già esisteva. Mi farebbe piacere che dicessi qualcosa. Ma ora di chi è? Ora era l'epoca, era l'epoca in cui a Marina di Grosseto non c'erano i bagnetti, c'era qualche capannetta con la paglia, non lo ricordo bene, non c'erano i bagnetti, i bagnetti sono venuti dopo, di legno con il parasolo, eccetera. Questo è quanto. Ma la rotonda, come struttura, come giustamente diceva Spaglioni, è nata come ristorante albergo con quelle grandi vetrate, quella che si vede anche nelle immagini degli anni 30, è nata come Sagam, infatti, come in seguito, davanti era stata creata un'altra struttura con le cabine, anche quella semicircolare, che andava verso la spiaggia. C'erano le cabine. In un secondo tempo? In un secondo tempo, ora non so se subito nel dopoguerra. Negli anni 50? Negli anni 50, sì, nel dopoguerra. Però negli anni 30 c'era già la rotonda e i bagnanti si mettevano davanti sulla spiaggia, era la spiaggia che era, non era
le cartoline d'epoca, si vede bene, che sono addirittura le cartoline a colori in quel periodo lì, con i bagnanti davanti alla rotonda, che era questa struttura con tutte le vetrate, e ci sono delle cartoline anche per la fa vedere da dentro, poi sopra dove si ballava, insomma era, la struttura era quella di rotonda. Le cabine sono state aggiunte. Anche dopo fecero anche un piccolo bar, e la prima barista si chiamava Loredana. Io me lo ricordo molto bene, io andavamo lì. Non c'erano i bagni a San Rocco. Non c'erano. I primi bagni, non è vero che non c'erano. I primi bagni sono capanne, addirittura prima della prima guerra mondiale. E sono stati bagni costruiti a palafitta proprio sul mare. Ci sono due o tre strutture costruite a palafitta, di legno. Perché Marina è nata come villaggio dei pescatori, non come stazione balneare. Sì, però negli anni 20 diventata turistica. C'era anche il servizio che faceva la scuola da Forseglio. Lui si ricorda anche di Zomba quando... Ci avete aggiunto una cosa? Volevo rammentare a lei il bagno d'albergo. Ah, di legno. Allora, noi ragazzi andavamo sempre lì. C'era un ombrellone e dall'ombrellone calavano i pantaloni, e sotto i pantaloni c'erano 18 paia di scarpe. Perché tutti i ragazzi andavamo da Raffaello e c'erano tutti lì sulla cavalla. Niente, di stare sotto l'ombrellone in 18.